di tu, il porto all'Italia Milune, c'è cuttino di storia, tua piasima. O Alco Lucchietti, il caporto Castietti, l'Aglisia, o Palati Comi. Venite qui dove le pietre parlano e raccontano la storia del nostro paese. L'Arco Lucchietti, la Caporta, il Castello, la Chiesa Madre e il Palazzo Comi. La denominazione Corigliano d'Otranto in greco o coriana deriva dal greco cora, che significa terra, campagna, podera. Corigliano è stato uno dei centri più attivi della terra d'Otranto, come appare dalle sue eleganti architetture nobiliari e difensive. Splendido Castello dei Monti, che nel 1600 fu arricchito con una nuova facciata che ora ha reso uno dei castelli più bei della Puglia. L'arco segna l'ingresso di una casa a corte privata ed è stato realizzato nell'anno 1497 da Nicola Robi, che è stato il proprietario e anche un mostro scultore. È un'originalissima opera in pietra leccese, ricca di simboli esoterici e religiosi. Sull'arco compare il nome dell'autore, è un'invocazione a Dio perché protegga la sua casa. Il maestro Scalpellino è come se avesse esposto la sua mercanzia al pubblico, decorando le tre grandi pietre con flora e fauna, con geometrie semplici e complesse, con elementi della tradizione e della sacralità. Il campionario, oltre ad offrire elementi zoomorfi, fitomorfi e antropomorfi, porta incise lettere e numeri. Sull'arco è rappresentata una stella a 8 punte inserita in un cerchio. All'interno delle punte sono rappresentati degli animali di alcune favole di fede dell'antichità classica. La volpe e la cicogna, il cervo alla fonte, il lupo e la gru, la cornacchia superba e i pavoni. La stella è sorretta da due popolani, marito e moglie. A loro piedi c'è un cane con un anello, simbolo di fedeltà coniugale. Alla destra della stella si può vedere la leggenda di San Giorgio e il drago. Grazie mamma. Te la mi pezzo mi scudetti. Ti proni fora e una piaghi ena. Ti secondo fora e una piaghi dio. Poi tiri, puoi testare, ci puoi vente. I vo sbaglio a te indizi se sera. Te la una cama puoi arrivo. Francesco, il coppettone è pronto, sali. Come to Corigliano d'Otranto to discover a charming place. Come to see the people!